Basta parlare di Hit. Ciao. E torniamo. Te lo spiego. Fine della serata. Possiamo, ci sono un po' di ho vinto a dadi. Esatto. Davvero. Se Bugiardi, volete anche la serie su Dadi Bugiardi, la farà una, sì, sarebbe divertente. No, una mini special. C'è da dire che è davvero bravo Dadi lui. Sì. Quando spara i numeri li azzecca. Uno vero. Su due la zecca di nudi. Tutto il resto fa sì. No, ragazzi. Ma questa serie potrebbe. Non lo so. Io non vi odio, mi sa che inizierei ad odiarvi poi. No, come la Peppa, però. Come la Peppa. Madonna, sì. Ti odio. Ma noi siamo in squadra qua nei giochi di ruolo, quindi non possiamo odiarci. Mi dispiace di averti dato dello stupido prima. Non te lo volevo dare, ero soltanto per il gioco. Mi sono. Aspettate, sai il gioco da me. Sento in colpa di ridere. Tanto si assomiglia al dato giallo e al dato bianco. Già, sembra quasi che non ci sia, però c'è anche in più, no? Va bene. Ok, vabbè. Che c'è questa musica? Ma com'è meglio? Di Bob? È un po' inadatta. No, lentamente, assorse meglio. No, intendo la musica. Perché di botto non senti neanche se vuoi. La musica è Rakmesh di Inverno. Sì, lo so che sembra per una boss fight terrificante. È una boss fight terrificante. Allora non è oppure, il caso. Oppure se non te la metti. È quella che non puoi combattere ma devi scappare. Sì, sì, è con il vittorio, pochissimo. Se lo metti in bocca lo stoppo un attimo e poi lo mandi giù. Dovremmo però fare proprio il D20. Allora, saluta. Quanto è buono. L'ho buttato giù tutto subito. Cazzo, è stra buono questo sapore. Eh sì. Sta di pino. Okay. Pino? Ma sì, è come pino. È come avere l'odore di un pino in bocca. Che pino? Ok, no. A me non piace. Versatene quanto ne vuoi. Il sapore. Questo è il bruciore incredibile. Appunto, questo era il sorso perché magari non ti piaceva e non voglio sprecare. Perché molto ho leccato le ascelle di pino, però non dai. Pensavate. E se proviamo a fare il gioco di prima, no, mi sa che è fatto apposta, con il D20. No. Siete sull'isola! Diamo, sì, vabbè. 16 anni dopo. Dati truccati, siamo ancora lì dopo 20 anni. Però sull'isola della stagione, stavamo parlando con la tizia Goth. Sì, è bello perché c'è il sapore che ti va nel naso, sì. Appunto. E quindi senti l'odore di pino. Stavamo parlando con Ophelia, se gli avevamo fatto queste domande qua, adesso andiamo da Stelly. Non fa più freddo. No, io cazzo. E poi dai Magister. Se prendiamo l'ascensore per salire su da Sten. Certo. Andiamo? Devi cagare anche qua, però. No, capra. O pecora? Scusami. Capra. Mi piacciono tutte. C'è un poster con i polluni. Appena uscito dall'ascensore ci sono tutti i posti di quadri di Stan. È uno stato. C'è l'immagine, sì, c'è l'immagine di Stan con il Grumpy Cat. Ok. Giusto il Grumpy Cat. Sì. C'è una statua di una matita. giusto. E arrivate nel Sancta Sanctorum che è tutto. C'è il pensatore però Stan. Ok. Giusto. C'è il lanciatore del disco però Stan. Con la faccia di Stan. C'è Zeus però Stan. C'è la Gioconda però Stan. Sì. C'è Kirby però Stan. No, proprio. C'è il Re Leone con lui che solleva il bambino però Stan. Però anche il leoncino. Sì, Stan che solleva Stan. Cazzo. E tutti sotto sono Stan che guardano la Stan. Ok, ora immaginatevi Stan Lee però vestito da Doctor Strange. Questa è la persona che è lo stregone supremo, sì. Anche i guanti gialli? Sì. Okay. Ti piace da dottore. Stonanti tantissimi. Già, sì. Tantissimi. Sì. Allora, però gli Stan, che cosa vi porta qui nel mio Sancta Sanctorum? Si gira, Stan. Ok. Si toglie gli occhiali da solo. Oh mio Dio, Stan! Volevo vedere se eri una capra. Per il momento no. Ma lo sei stato? Sì. Oh, lo sapevo ragazzi! I knew it. Quindi lui è una forma superiore alla capra. Certo. È stata una capra che poi è scesa, una forma ancora più evoluta. Dai, non era così stupida come cosa! Uber. Ok. Ok. Per questo c'è. Wesley Stan si ricorda di me? Probabilmente no. Forse. Oh, Ralph Zestiria del Collegio della Magia del Cambiamento. Ma, certo che mi ricordo di te. Madonna. Signor Stelli, con quanto si è laureato questo qui? Qui non abbiamo voti. Ah. Abbiamo soltanto intensi esami pratici. Quanto era incapace lui da 1 a 10?
Beh, l'abbiamo fatto uscire con il minimo dei voti. Ah, ok. Ah, esatto. Hai detto che non ci sono voti? Come la scuola superiore. Excelsior! Questa è la sua risposta. Così, Excelsior! Però, sto facendo... Ora ci sono i voti, e vedi la tabella con i voti. Chi è il primo di tutti? Ah, tra l'altro è il guanto dell'infinito. Giustamente, con secchione, tre secchioni. Con 7 gemme. E il guanto è d'acciaio. Figo. Giustamente. Chi è il più secchione di tutti, Sono io quello col voto più alto. Mini. Io sto facendo tutto questo solo per farlo mettere in crisi con i nomi. A parte. Ma poi finirà. Ryan Brown. Ah, interessante. Di che nazionalità è? È del. La congrega lì, non, no. Non ho studiato la parte dei pelle bianca, non rompete le palle. Dai, Italia. E di che sezione fa parte? Di che scuola di magia? Blu, ovviamente. Ah. Perché i blu sono più secchioni? Sì. Oh, interessante. Ho saputo che il reggente di blu è una coppa nera. Interessante. Stiamo cercando una leggenda. Una leggenda. L'avete trovata. Sono io. No, una leggenda che possa combattere insieme a Lorda Oscura. Qui non ci occupiamo di quelle cose. No, qui ok, però esatto. Sto cercando una leggenda. Per caso tu l'hai vista, sai chi potrebbe essere quella leggenda? Noi pensiamo che sia la prof, la regente di della dendromanzia. E allora perché siete venuti qui a parlare con me? Perché volevamo vederla di persona. Oh, eravamo molto curiosi. Ti fa un autografo. Sul sigillo. Ah no, tu non... è lui che ha il sigillo. Me lo fa anche a me. Ti fa un autografo sull'anima, cazzo ne so. Okay. Sull'anima? Dentro a me lo fa sul sigillo. Io sono un mare in tempesta, quindi magari me lo fa su una barca che si muove. No, vogliamo sapere... si trasforma in Namor. No, la spiego. Stiamo cercando le leggende e abbiamo sentito che la professoressa, la regente della magia di colore nero è la... molto forte. Sì, è molto forte, potrebbe essere no. Mi ammazza per questo. Col vino sì, però. Potrebbe essere la leggenda che cerchiamo. Il punto è che siamo appena usciti da una storia con degli orchi rossi che sono stati attaccati da un necromante che si presume sia stato creato da lei. E quindi volevamo sapere lei caratterialmente com'è, perché ci dicono che qui è molto pucciosa, mentre di fuori è un tantinello, ha capito? Squilibrata. Puttana. Sì. Esatto. E ce l'ha detto un orco rosso con l'armatura bianca. La Magister Aura mi è sempre sembrata molto ragionevole nella sua irragionevolezza. Sì, a me è pensato che è opera del suo, non lo so, incantesimo sì. Di... gentilezza. Il mio incantesimo reprime un po' gli istinti, ma non cambia la personalità delle persone. Dice che gli occhi... Non così tanto, altrimenti saremmo una sorta di tirannia magica orripilante. Beh, una specie di Eden, se c'è la pace totale. No, quella è un'espansione che non hanno ancora tradotto per la seconda edizione. Ok. Oh, porca miseria. E quindi lei potrebbe farci una lettera di raccomandazione per la sua docente in modo tale che quando la incontriamo non scappi oppure non cerchi di ucciderci. Voglio soltanto prevenire disastri in caso succedano. Volete una qualche sorta di protezione da lei? Sì. Sì. No, ma semplicemente anche una lettera che dica: ah, guarda, questi quattro personaggi stanno cercandoti perché hanno bisogno di parlare con te. Non ucciderli. Io chiederei che non uccida me, visto che sono anch'io elfo glaciale, sai com'è. Io chiederei la protezione. Allora, ma se c'è anche una protezione. Ah, ti ricordo che tu hai la magia per vedere le caratteristiche delle persone comunque. Ah, ti ricordi? Vuoi vedere, ma se la usi non muori. E lo tiri, se fai abbastanza in alto puoi chiedere un certo numero di statistiche e io te lo dico. Ah, sì. E dopo ti trascino con un sacco di patate. Giusto, se svieni non so se sei ancora capra. Forse sì. Quanti punti eroismo guadagniamo? Finché il mago non esaurisce la cosa, in teoria. Tipo per osmosi. No, E finché non smette il tizio. Anche se sviene rimane una capra. Però tecnicamente se il bersaglio va a terra, non lo so. Vabbè. Comunque. Allora, comprensione. Tirerò tutti i miei dadi e vedrò che cosa salta fuori. Porca puttana, Stan. Porca. Ha fatto più o... Doppio 8, doppio 12, triplo 19. La madonna.
Beh, penso che al 100 ci si arriva. No, non lo so. Bello. Bisognerebbe contare. 16 più 24, 40.